È stata inaugurata sabato pomeriggio a Padula la nuova sede del gruppo di protezione civile Vallo di Diano presieduto da Giuseppe Pisano. I locali sono ubicati nei pressi delle scuole materne in località Bivio di Padula. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Padula Giovanni Allegro, il responsabile provinciale della protezione civile regionale Berardino Iorio, il presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, il presidente dell'osservatorio europeo sul paesaggio Angelo Paladino, i consiglieri regionali Donato Pica e Giovanni Fortunato e il consigliere provinciale Rocco Giuliano, oltre a numerosi esponenti del mondo istituzionale, civile e religioso. Il gruppo di protezione civile Vallo di Diano è già attivo da diversi anni e conta su circa 20 volontari che nel corso del tempo, grazie alla partecipazione a numerose attività di formazione, hanno ottenuto i brevetti per poter effettuare attività di soccorso fluviale, alpino, subacqueo, oltre a numerose altre qualifiche per interventi in situazioni di particolare rischio. Voglio ringraziare, ha dichiarato il presidente Pisano, tutte le persone che prestano la loro attività di volontariato con noi e le istituzioni che hanno sempre sostenuto attivamente la nostra attività. Noi puntiamo a migliorarci sempre di più con una continua attività di formazione per poter garantire per quanto possibile un'attività di soccorso efficace in ogni circostanza.